novembre 2020, una data molto importante per il territorio marinese, poiché ricorda la prima visita dell'ingegner Caio Savoia avvenuta 100 anni prima, proprio l'11 novembre del 1920. In quel giorno prese forma l'idea della bonifica delle paludi della Stornara e la possibilità di veder fiorire nuovamente quei campi malsani. Nelle prime pagine dell'opuscolo La bonifica della Stornara, l'ingegner Caio Savoia riporta testuali parole: «Purtuttavia, noi non abbiamo ricevuta una sgradita impressione di quel luogo quando, l'11 novembre del 1920, vi siamo giunti in qualità di rappresentanti dell'Opera Nazionale per i Combattenti e con l'incarico di incominciarvi i lavori di bonifica. Il mare ionio di un intenso azzurro da un lato, le montagne grigie della Basilicata e delle Murge a guisa di un grand'arco come il Golfo dall'altro, il bosco del Pineto lungo la spiaggia e le poche masserie sparse sulle alture danno alla vasta zona, leggermente ondulata, un aspetto leggiadro, salubre e di singolare tranquillità. Un cittadino marinese, Ferdinando Strada, ha avuto l'onore e il piacere di conoscere l'ingegner Caio Savoia. In un suo scritto riporta queste parole: «Ho conosciuto l'ingegner Savoia. Ho di lui ricordi poco più che infantili. Per una ferita di guerra gli era stato amputato metà di un avambraccio, ma era abilissimo a far tutto disinvoltamente, con una sola mano, guidare il calesse o stare a tavola senza né provare né creare disagio nei commensali. Abitavamo nella stessa palazzina dell'Opera Nazionale per i Combattenti, quella sita nell'angolo nord-est dell'incrocio Viale Virgilio-Via Pola. Egli al primo piano, noi al secondo, per cui i contatti fra lui e mio zio Luigi Strada erano frequenti e sempre improntati a cordialità e simpatia». L'ingegner Caio Savoia si recò a casa nostra e raccontò a mio zio che a Taranto era stato invitato per una conferenza sull'Opera Nazionale Combattenti e gli mostrò opuscoli, fotografie e dattiloscritti che illustravano l'operatività di quell'ente in tutta Italia. Fra tutto il materiale c'era anche un opuscolo, oggetto della nostra ristampa, che naturalmente per zio Luigi era una vera ghiottoneria. Gliene chiese una copia e l'ingegnere rispose che con sé ne aveva solo una, ma che appena tornato a casa avrebbe cercato di procurarne un'altra, pur sapendo che non era di facile reperimento. La bonifica della Stornara, la più importante della Puglia, per i vantaggi agricoli ed economici che da essa potevano derivare a causa della sua lontananza dai centri abitati e dalla conseguente scarsa conoscenza della località, non era stata mai studiata per una completa e generale sistemazione. I primi studi furono condotti dall'amministrazione provinciale di Lecce, mediante il suo vivo interessamento. La bonifica venne dichiarata di prima categoria fin dal 1885. Nell'intento poi di domandarne la concessione, l'amministrazione provinciale stessa compilava il progetto il 20 maggio del 1908. Nel 2019 il Comitato per il Centenario di Marina di Ginosa ha avviato un ciclo di eventi dal titolo Verso il Centenario, incontri culturali rivolti alla cittadinanza per far conoscere, mostrare e a volte raccogliere materiale inedito, fotografico, lettere, storie, racconti, ricordi, proprio sotto l'egida dell'identità marinese. Abbiamo ripercorso la sua storia narrandone le origini antichissime, con radici nei confini. Novembre 1920, 11 novembre 2020. Oggi festeggiamo ufficialmente i 100 anni di Marina di Ginosa. Esattamente 100 anni fa si ricorda la prima visita dell'ingegner Caio Savoia. In quel giorno si concretizzò l'idea di avviare la bonifica della Stornara per far rifiorire quel territorio. Oggi avremmo voluto festeggiare sicuramente in maniera diversa i 100 anni di Ginosa Marina, ma purtroppo l'emergenza pandemica ha fatto sì che questo non potesse accadere e abbiamo deciso di posticipare i festeggiamenti insieme al comitato promotore. Nel 2019 abbiamo realizzato una serie di eventi per ripercorrere la storia di Ginosa Marina
e per raccontare l'importanza di questa realtà. Non a caso la parola chiave di questi festeggiamenti rimane identità marinese, un'identità caratterizzata dai luoghi di cui si è ampiamente raccontato: la Torre in Mattoni, le aree naturalistiche come la Pineta Regina e l'Arenile, il lago Salinella, l'ex tabacchificio e l'area della Batteria Toscano. Ginosa Marina ha un potenziale enorme, un potenziale inespresso che deve essere utilizzato e sfruttato da tutti: amministrazioni, imprenditori, associazioni, comunità, cittadini, tutte le persone che credono in questo territorio. Ora non mi resta che fare a Ginosa Marina e a noi tutti i migliori auguri per i suoi primi 100 anni.